titolo della mostra è L'apparenza della forma. Si tratta infatti di opere che sono realizzate sulla base del principio di proiezione prospettica, quindi sulla prospettiva e sulle distorsioni prospettiche. Le forme materiali sono distorte e frammentate e si ricompongono a formare un'immagine riconoscibile, un'immagine intera, soltanto da un certo punto di vista. Sempre sul filo del rapporto tra l'apparenza visiva e la forma materiale dell'oggetto, sono per esempio quella che riguarda i ritratti dei tre fratelli. Sono dei busti in gesso sui quali viene proiettata la fotografia dei tre ragazzi. E come il fotografo ha potuto scattare l'istantanea dei ragazzi, così lo scultore ridà volume alla fotografia, mentre la foto viene proiettata sui busti a ridargli luce e movimento. La tecnica prospettica fornisce la struttura compositiva ed è quello l'interessante per l'artista, perché all'interno della tecnica prospettica si trova uno schema compositivo, una struttura proprio compositiva che permette di elaborare delle forme armonico-proporzionali, di elaborare la parte espressiva attraverso le distorsioni e di coinvolgere lo spettatore nel movimento intorno alla scultura, perché lo spettatore tramite l'elaborazione della forma attraverso un punto di vista è contenuto nella struttura dell'opera. È il rapporto fra la tradizione della prospettiva, le sue valenze contemporanee ancora molto forti, l'aspetto scenografico, l'aspetto della virtualità dell'immagine, una virtualità ottico-geometrica, ma comunque una virtualità, e la parte della tecnologia delle proiezioni prospettiche, del lavoro sulla luce, delle proiezioni del lavoro sulla luce, che hanno delle valenze estremamente contemporanee. L'apparenza della forma gioca proprio sull'essere apparire, no? Noi siamo sicuri di quello che vediamo, che non ci poniamo nessun problema, quello che vedo è così. In realtà nella battaglia sposta i termini, perché nel momento in cui uno si sposta dal punto di vista preciso, quello che è convinto, che era convinto di vedere non è, perché non corrisponde a quello che aveva l'occhio percepito poc'anzi. E allora, che so, il Poseidone così fiero, con queste chiome che sembrano acqua spumeggiante, appena ci si muove e si perde il punto di vista, diventa un pezzo di fontana astratto, informale, di grande forza, e che rende dinamica la scultura. Allora, viene da dire, ciò che vediamo è veramente così come lo percepiamo o potrebbe essere diverso? È una ricerca molto singolare, molto particolare, ma assolutamente in linea con quello che è il progetto delle mostre del Cassero nel 2013, cioè di indagini in tutte le direzioni su maniere diverse di affrontare la tridimensionalità, di affrontare la scultura, di affrontarne i linguaggi, maniere diverse di porsi rispetto alla scultura, a questo medium antico e importante, diverse poetiche, diverse temperature poetiche. Ovviamente anche questa volta, in maniera anche più forse difficile, abbiamo, proprio perché è la battaglia e già la sua produzione un coacervo di multimedialità, la scultura, video e quant'altro, l'idea di far colloquiare anche questa volta un giovane fotografo che legge le opere che non sono lì ferme, ma sono videoproiezioni che ti obbligano a un punto preciso, non è stato facile. È stato complicato soprattutto perché sono opere molto particolari, sono opere tridimensionali e quindi un nuovo tipo di dovevo sperimentare un nuovo tipo di fotografia.
Ho risolto questo problema dando alla scultura e alla fotografia i miei sentimenti, cercando di mostrare alle persone ciò che io provavo mentre fotografavo e mentre osservavo la scultura che l'autrice mi voleva dare. E magari anche se, essendo una scultura tridimensionale, non prendessi la scultura mostrando ciò che ci voleva mostrare realmente l'autrice, io ho cercato di fotografarla secondo le emozioni che mi dava e le emozioni che provavo. Così come la collaborazione con Macma ha prodotto un video che è davvero la manifestazione o la dichiarazione dell'incattabilità di quello che si percepisce, quindi veramente anche un video vagamente che inquieta in qualche modo l'osservatore, perché porta i termini della conoscenza, come potremmo dire, rassicurante delle cose. Credo che la cosa più interessante di questo progetto sia stata il confronto diretto che abbiamo potuto avere con l'artista Stera Battaglia e la possibilità di trasformare il suo linguaggio in qualcosa di diverso che è il nostro linguaggio, la possibilità di passare dalla fotografia, dalla scultura di Stera Battaglia fino a un lavoro video come abbiamo fatto noi, un lavoro che ha cercato di essere sperimentale, anche se questa parola è inflazionata, ma ha cercato di essere estremo, ha cercato di prendere interamente il suo lavoro, di scomporlo e trasformarlo continuamente in qualcosa di diverso. Credo che sia importante anche aggiungere una cosa, sottolineare la novità e l'importanza di non soltanto di questo singolo breve film, ma anche del progetto complessivamente a cui stiamo lavorando con il Museo del Cassero.